Usurpiamo titoli. Quando riguarda l'associazione Le Tre Torri, sapete benissimo che ormai è attiva sul territorio da molto tempo e si distingue appunto per tante iniziative culturali che vanno da iniziative con preparazione di convegni, cultura in genere, stampa di libri, soprattutto ecco, da parte di Fernando, e anche siamo impegnati da 8 anni. Quella lavoro personalmente io, l'edizione di Armonia di Natale, cioè come associazione Le Tre Torri partecipiamo ad un circuito musicale di concerti che vengono fatti in 8 comuni della nostra provincia. Vengono fatti nel periodo natalizio, speriamo quest'anno di poterli fare, insomma, anche con tutte le limitazioni che abbiamo, quindi ci occupiamo anche di musica, io personalmente mi occupo di musica. Vista anche la mia esperienza di 11 festival a Gazzelloni come assessore che ho fatto a Roccasecca, quindi abbiamo continuato a collaborare con il mio amico direttore artistico Fabio Colaianni proprio in questo settore. Quindi ecco, l'associazione culturale è impegnata, Le Tre Torri è impegnata a 360 gradi nella rivalutazione e nella promozione del territorio, come diceva anche bene prima l'assessore Delli Colli, perché noi abbiamo un territorio bellissimo che è quello di Roccasecca, di cui Caprile, io vabbè gioco in casa perché abito qua, insomma, quindi però ecco, è un territorio da conoscere bene, un comune che è inserito ormai da qualche anno nel cammino di San Benedetto, tant'è vero che noi San Cristo. abbiamo ogni giorno pellegrini che vengono. Questa praticamente di Roccasecca è l'ultima tappa mi pare che parto da Norcia, vero? Sì, Da Norcia 300 parto, no? chilometri da Parto da Norcia e questa è l'ultima tappa, quella che li porta da Roccasecca fino a Montecassino. È un qualcosa da tenere veramente da sviluppare perché porta anche economia, perché questi pellegrini si fermano a dormire nelle nostre strutture bed and breakfast, strutture ricettive, mangiano nei nostri ristoranti, nei nostri ristorantini. E quindi ecco, Caprile è una di quelle tappe per cui vengono a visitare la chiesa di Santa Maria delle Grazie e l'eremo del Monte Asprano, prima di ripartire poi nella tappa finale che li porta fino a San Benedetto. Ecco, l'Associazione Culturale delle Tre Torri è questo, I insomma. vincito Quindi Roberto. vogliamo ecco, lasciare Un altro libro di Fernando. questo libro di Fernando. Fernando, presentalo lui il libro. Vabbè, tu l'hai scritto, insomma, è bene che ne parli tu. È un libro che parla della storia di un carbonaro che era un arciprete di Pico, che è un paese qui vicino, che era nello stesso tempo brigante, carbonaro e faceva pure l'arciprete. Quindi guardate un po' che soggetto che era. È una storia tutta da leggere e quindi avrete modo di leggere dei ritagli di tempo fra un boccale che birra e un altro, fra un romanzo e un altro, poi si potrà leggere pure qualcosa. Comunque chiudo facendo i complimenti a te e a tutta l'associazione per queste iniziative che portano alto il nome della nostra zona e del nostro territorio dappertutto. Io ringrazio Grazie e voi. grazie anche un saluto particolare ai vincitori di questo premio.